Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, questo è Surviving Mouse. Ci sono le texture che non si caricano mica tanto bene. Arriveranno con calma le texture. E abbiamo dei coloni che se ne vogliono andare a casa. Chissà perché se ne vogliono andare a casa. C'è gente che non ha lavoro, pensa a te. Ho fatto così tanto... così tante case che c'è gente disoccupata. Possiamo aumentare un poco i turni di lavoro. Di nuovo tutto verde, ma porco cane. Ma cosa succede quando è tutto verde? Ho degli effetti negativi, positivi, o degli effetti di qualunque tipo? Allora, stiamo continuando comunque nella nostra missione. Ah, mette università come se non ci fosse un domani. Com'è possibile che c'è gente che muore di fame? C'è il cibo dappertutto. Forse ha beccato l'unico pezzo della colonia che non ha cibo. Ah. Aspetta, devi mettere in pausa e vedere cosa vuoi te. Vuoi del cibo, ok. Non penso che continueremo la costruzione di qua. Nel caso distruggo quello che ho fatto. E però gli mettiamo da mangiare intanto. Allora, questo cos'è che dà? Dà cibo? No. C'è Small Grocer, ma... ah, Grocer quello grosso, quello qua. Ok, mettiamolo lì e via. Velocità massima. Mandiamo via un po' di questi razzi che hanno finito di scaricarci. Dobbiamo dare anche un po' di soldi, eh. Guardate quante risorse che abbiamo. La colonia sta venendo su bene. Comunque voglio sbloccare le cupole ancora più grosse. You sit comfortably as the mirage washes over you, taking you deeper into the trance. The next thing you know, your cow once again. Allora, siamo di nuovo in questo sogno barra illusione. Cosa succede? Sto leggendo, eh. Sta parlando di questo clan, problemi col clan, di tua madre, non lo so. Turning to face you before you can so much as utter a word. Yes, Watcher. Quindi c'è un Watcher da qualche parte. You stand next to the Watcher as he gives a speech before the Chamber of Labor. Sto leggendo, eh. Bisogna fare una scelta qua, è complicato. Possiamo progettare telepaticamente il messaggio che ci ha appena dato, che non ho letto, però sarà qualcosa di sconvolgente. E lo progettiamo mentalmente a tutti quelli del clan, oppure ce lo teniamo per noi e lo diremo più avanti. No, facciamo i pazzi, lo diciamo subito a tutti. Un momento in front of the crowd before reality crystallizes, freezes, shatters. Ale, non te lo ricordavo in questo modo, quindi ho sbagliato. E mi sveglio, che bello. Ho fatto la scelta sbagliata, non so in realtà bene cosa ho fatto. Ho cliccato pulsanti, come al solito, come in Kerbal. Penso che adesso l'obiettivo principale, visto che siamo autosufficienti, niente panico, sia quello di aumentare la ricerca. Mi servono cupole più grosse.
Ok, queste sono le ricerche che ci mettono poco alla fine. Scusate, ho starnutito nel frattempo. È tutto verde, fa strano vedere tutto verde. È verde. Abbiamo una quantità di coloni, niente male, 285. Abbiamo anche finito le cose da dargli da fare, adesso metterò sempre più laboratorio di ricerca. In realtà ci conviene iniziare a pensare di andare a prendere le risorse che sono tipo qua, qua, qui sopra. Tanto ne abbiamo per poterle prendere. Fare subito un'altra cupola, cerchiamo di parallelizzare. Il rinnegato ne ha rubato delle risorse. Che cacchio sono? Ah, abbiamo completato una di quelle ricerche più facili, diciamo. Mi serviva per sbloccare il Drone Commander. Per adesso ancora non si può fare. Il drone come si chiama? Aspetta, vi dico come si chiama. Drone Hub. Drone Hub Robotics bisogna sbloccare. Vediamo dov'è nella Tech Tree. Magari lo sblocchiamo subito. Allora, fusione nucleare, deep scanning. Deve essere sotto la robotica. Ah! Che cavolo, era facilissimo da sbloccare. Adesso lo sblocchiamo subito. È andato tutto normale nel frattempo. Dobbiamo mettere dei depositi di dumping site, eccoli qua. E penso di dover mettere anche dei cavi elettrici. Ah, non li ha messi in automatico. Quando sbagliavo ho messo anche un accumulatore atomico. No, continuo a sbagliare, eh. Dobbiamo cliccare qua, beh, questo si fa in fretta, dai. Una giornata e si sblocca. Intanto continuerei a fare un laboratorio di ricerca. Ah, posso fare un Locking Institute, utile. Me ne fa fare più di shuttle, chissà perché. Bello, posso cambiare le skin. Voglio questa. Bella questa. Ne abbiamo 1800 di energia. Oh, finalmente mi ha sbloccato il Dawn Hub. Sto cercando di spingere tutte le cose che costano poco, così ce le togliamo subito dalle scatole. Gli mettiamo qua un deposito di quelli generici. Su, su, dai, dai. Ok, un messaggio da un colone. Uno dei nostri geni, dei coloni geni, ha avuto... Ah, ci ha fatto una richiesta inusuale. Gideon B1. Si sente depresso e un po' sfinito. Stanno chiedendo un po' di vacanze. Di tempo di riposo dal lavoro per meditare e cercare ispirazione fuori dalla cupola.
Sì, dai, diamogli 5 giorni di riposo. L'altra opzione aveva tutte conseguenze negative. Ma chi è che ruba le risorse? Deve iniziare a metterlo alla polizia. Allora, i coloni che sono qua sono quelli più esauriti. Fatemi vedere se c'è la stazione di polizia che ne inizia a mettere. Security station. Vai. Subito. Inemuna anche qua, va che non guasta. Posso mandare ancora coloni? Mi sa che li faccio. Allora, manderei tutti quelli che sono scienziati. Celebrità e geni non mi interessano. Gamer! Nerd, cos'è che fanno? Ah, hanno un boost ogni volta che ricerco una tecnologia. Nerd, direi di sì. È utile averlo. Tutti scienziati. Qualche geologo c'è, però. Ma scusa, il geologo non è scienziato? No, non ho capito. Continuano i furti, dobbiamo mettere in piedi il sistema di sicurezza qua. Ok, vabbè, questo sta andando. Potremmo fare un casino. Quanti circuiti abbiamo? Abbiamo pochi circuiti, mi preoccupa quello. Possiamo fare 100 medici. Quelli avanzati. Non possiamo fare outsource, che possiamo. E vai. In sostanza facciamo fare le ricerche alla Terra. Stiamo sfruttando la Terra. Mi piace la cosa. Ho fatto talmente tanta fatica nelle altre partite a iniziare il gioco che non mi sono reso conto di quanto sia lungo il tech tree. Ci vuole davvero tanto a sbloccare tutto. Ci vorrebbe un altro di questi cosi dei leoni. Messo magari... qua dove ci sono tutte le risorse. Vediamo se ce l'ho. Ma questo io perché sembra che non me ne fa fare più di un tot di leoni. Poi le fabbriche di circuiti dove sono? Dove sono i miei circuiti? Sottoproduzione Electronics Factory. Volevo tenere le cose separate, ma non è facile. Adesso nella cupola nuova le metto. Facciamo così.
Tanto stiamo pilotando solo il cemento, ce la dovrebbe fare tranquillamente. Research complete. Oh, abbiamo le stampe in 3D, anche quelle sono utili. Beh, gente che si cannina ne abbiamo. Mostro proprio etero. Ah, abbiamo tutti gli sparabilli da poter sbloccare. Vediamo se intanto finiscono di costruire questo, anche qua gli manca poco. Devo collegarla alla corrente, l'unica cosa che manca è quella. Abbiamo risolto il problema così. Spero. Tanto gli specchi dobbiamo costare solo metallo. New colonists have arrived. Colonists are departing. Vabbè, gente che viene e gente che va. Me lo fa girare, con cosa si gira? Place cancel, place multiple, non me lo fa girare, vabbè. Ok, la cupola è completata, adesso facciamo il collegamento cupoloso. Ok, l'elettricità gli sta arrivando, ossigeno e tutto il resto. Con calma arriva anche quello, eh. Potrei farlo passare da qua. Così e così. Ok. E poi devo fare il soprapasso per la il tunnel che c'è qui. Aspettiamo che sia finito. Tanto la generazione di energia della cupola nuova già è autonoma. Adesso poi gli diamo un boost anche per l'ossigeno e l'acqua. Ecco qua, siamo tornati in bolla, come si dice. Qui dentro volevo mettere, come vi dicevo prima, tutte le industrie. Research complete. Mi piace che per la fabbrica di elettronica ci vuole l'elettronica. Abbiamo completato una ricerca intanto. Vediamo cosa abbiamo di interessante con la poter sbloccare. Magazzini avanzati possiamo fare.
Penso che iniziamo ad avere problemi di circuiti qua. Ovviamente qua mettiamo l'estrattore nel metallo, mi sembra giusto. Ah, possiamo rimandare indietro tutte queste navi. Una, due e tre. Magari ci potrebbero fare anche un po' di soldi. Dobbiamo fare sempre più depositi di pietra. Alla fine sarà tutto depositi di pietra qua. Research complete. Ecco qua. Oh, abbiamo già finito la... i magazzini avanzati. Fico. Di qua continua, Project Mohol. Wow. Queste sono cose fighe, ok. Praticamente c'è tutto il tech tree della robotica già visibile. Fico. Beh, ma stiamo producendo una quantità di ricerca impressionante, 3008. Mega storage, mega strutture. Questa costa 18.000, questa costa 27.000 da sbloccare. Questo inizia a costare tanto, conviene prima togliersi tutti questi che li facciamo in 2 secondi. Questa zona qua, fortunatamente coperta. Mi metterei un deposito temporaneo qua. Così raccolgono tutto il metallo nel frattempo. Avrei voluto che le altre fabbriche fossero un pochino più veloci nel produrre i circuiti. Research complete. Diciamo che nelle fabbriche di elettronica non ci vuole lavorare nessuno, devo alzare lo stipendio evidentemente. Contestualmente mando più passeggeri, ci verrebbe più... siamo al completo qua, siamo a 319, devo fare un po' di case. Dicevo, dovrei poter mandare più passeggeri per volta, però a quanto pare non possiamo ancora. Ho dato un bel po' di soldi.
Volevo mettere anche dei... un punto dove mangiare qua. Vediamo se c'è quello piccolino. Small grocer. Research complete. No. Ah, ci stanno qua però. Stavo vedendo se c'è... ah, small space bar. Ecco, non è tanto small però. Mica gravità, medicina e mica gravità anche l'abbiamo sbloccato. Resources are low. Abbiamo pochi polimeri, vabbè, metterò su delle fabbriche anche per quelli. Anzi, facciamo così, mi faccio mandare proprio dell'elettronica. Electronics. Così per un po' siamo a posto. Mi sa che è una risorsa che dobbiamo sempre chiedere alla terra. Resources are low. Ho capito. Allora, fatemi fare l'altra fabbrica. No. Production, polimeri. Research complete. Tanto sta salvando, ci pensa. Ok. E la 20 ingegneri e super dipendenti del lavoro abbiamo fatto. Ma come Shuttle Heavy Loader? Sto continuando a fare Shuttle. Cosa se vuoi tornare a casa? Ti capisco, sei nella cupola più sfigata. Quella è la cupola più sfigata di tutte. Allora, risolviamo anche il problema di nuovo le allucinazioni. Che pazienza, mamma mia. Fatemi mettere poi tutti i power cable nel mondo. Dal metodo che abbiamo raccolto qua, stanno facendo qualcosa. Di nuovo i miei raggi, giustamente. Sono 8 edifici che non stanno funzionando. Abbiamo estratto tutti i metalli? Ah, utile. Meno male che ho fatto un'altra miniera nel frattempo. Ok. Ci conviene potenziare questo a sto punto. Non so se riesco a infilare qua in mezzo un accumulatore. Non so come faranno a costruirlo, però io l'ho infilato. Research complete. Resources are low. Ok, messo in coda altre ricerche di dubbia utilità. Se mi fa mandare altri coloni.
Ok, sta arrivando anche qualcuno nel frattempo. Cioè, solo che non c'è più spazio per mettere tutte ste cose. Troppe cose sono arrivate. Colonists are departing. Research complete. Abbiamo sempre degli edifici che non stanno funzionando, perché hanno bisogno di circuiti per la manutenzione. Giustamente. Ma il mio progetto qua è di aumentare la produzione di circuiti, quindi... E poi di polimeri, ovviamente. Ci vuole molta più gente per far andare a tutte queste fabbriche. Ah, e poi volevo provare a fare il mega magazzino, che era qua. Metal Star, ah, bisogna farlo specifico. Ok. Mi piace pensare che sono molto più efficienti. Research complete. E no, non ho ricercato tutto quanto tutti insieme, ok? Questo dovrebbe darci dei boost in ricerca, L'università marziana, aspetta. L'università marziana la voglio fare. E continuare a bere risorse, ma è poca roba, quindi non me ne preoccuperei troppo. Sempre poi da questa cupola qua. Questi che stanno a fa? Stanno dormendo. Sveglia! No, scherzavo, è ancora tutto pieno di circuiti qua. Research complete. Mi sa che Locking Institute però ci dà ancora più punti scienza, punti ricerca. Vediamo un attimo. No, ci fa semplicemente diventare laureati gli omini, va bene, lo voglio fare. Con tutta la gente che ho, sono le fabbriche vuote. Che spreco. Allora, i polimeri sono aumentati, i circuiti per adesso si sono messi bene. Solo che qua non c'è nessuno. Il problema è sempre quello, lì non c'è nessuno. Potrei fare delle nuove case qua, in effetti, che sembra proprio la zona, proprio la zona ideale. Lasciamo un po' di spazio qua se ci vogliamo espandere. Anche se qua non c'è niente. Dove ci vogliamo espandere? A colonist has died. Come a colonist has died? Di cosa? Suicidio. Porco cane. Beh, stanno arrivando nuovi coloni, non temere.
Questo penso che possa partire, ok. New colonists have arrived. Colonists are departing. Vabbè. Ce ne sono andati via 6, ne sono arrivati altri. Più o meno ci siamo, dai. La popolazione è stabile, 343, che è un bel numero di abitanti. Research complete. Se mando altri passeggeri, sì. Okay. Ma perché? Qual è il problema? Stanno impazzendo a stare qua. Ma, cioè, potete andare nelle altre cupole? È ovvio che qua non mi ho messo sbagli. Fatemi mettere almeno questo. Almeno cosa per mangiare. Ma qua ci sono tutti i divertimenti, l'asilo. Vai nella cupola a fianco, no? Cibo, siamo messi bene. Volevo aumentare ancora di più i depositi. Voglio averli di tutti i tipi. Metalli. Monimeri. Elettronica. Parti meccaniche. E carburante, abbiamo finito. Ok. Research complete. Non c'è più niente qua da raccogliere, ok. Funding received. Siamo attaccati a questo adesso. L'unico metallo viene da qua. Ok, beh, stiamo finendo tutti i depositi, adesso la ricerca stiamo andando spediti, sono rimaste solo le cose grosse da fare. Guardate qua che cose fighe che abbiamo. Anche l'archeologia sarebbe figa da fare. Research complete. Risorse, beh, siamo stabili. Ma si mette mai a ricercare l'archeologia, tanto come poi la faremo. 10.000 costa. Noi ne facciamo 4.000 ogni sol. Alla fine ce la facciamo. Bene ragazzi, faccio atterrare e decollare le ultime navette. Questo decollo e partenza in simultanea. Decollo e atterraggio in simultanea. Vi saluto, vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima. Commentatevi da soli. Commentate, condividete, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e cliccate anche sulla campanellina così vi arrivano le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video. Alla prossima, ciao ciao!